Di nuovo la decisione del commissario di Venezia sotto accusa. Sì, il commissario Zappalorto ha emanato, diciamo, delle delibere in queste ultime settimane che assegnano vari spazi del Forte Marghera. E noi come Movimento 5 Stelle abbiamo chiesto il ritiro immediato di queste delibere e il loro annullamento in autotutela, perché non è possibile affidare beni del patrimonio comunale senza aver effettuato prima alcuna procedura di gara o pubblico incanto. Cioè occorre scegliere il concessionario, l'affidatario migliore, il gestore migliore, sulla base di criteri certi, quantitativi e qualitativi. Quantitativi, cioè il pagamento di un canone di concessione, di affitto, e qualitativi, cioè la qualità del progetto che viene proposto. Siamo altresì delusi dal fatto che il commissario abbia rinnovato alla Marco Polo System l'affidamento dell'intera struttura del Forte Marghera a tempo indeterminato. È dal 2008 che il comune cerca di trovare un affidatario per l'intera struttura complessiva, quindi un progetto di più ampio respiro, e non l'ha ancora fatto. Non è il massimo, insomma, che lo faccia il commissario straordinario a 3 mesi dal voto. Il consiglio comunale nuovo avrà tutta la legittimità politica per finalmente dare un futuro a Forte Marghera, insomma. Scano, lei è candidato alla poltrona di Caffarsetti, concorrerà assieme ovviamente con tutte le altre forze politiche, ma se dovesse diventare sindaco, cosa farebbe su Forte Marghera? Ma, stiamo valutando assieme ad un pool di legali come togliere di mezzo queste concessioni innanzitutto, perché il Forte Marghera assieme a tutta la cinta dei forti deve essere assolutamente valorizzata. Gli spazi del Forte Marghera, come molti altri spazi comunali, possono essere affidati a dei migliori gestori, associazioni culturali, ma anche nuove imprese artigianali e commerciali, e quindi occorrono dei bandi di gara. E questo è il nostro principio, insomma, trasparenza totale, onestà e ovviamente rispetto della legalità, della trasparenza e del principio di non discriminazione. Non ci devono essere figli e figliastri tra coloro che concorrono al godimento di questi beni pubblici.